Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Città di Falconara TV. Restiamoci, recita lo striscione esposto dal folto pubblico del Palabadiali, chiara allusione a rimanere nella massima categoria nazionale di futsal in rosa. Dopo l'andata dell'ultimo turno dei playout in Veneto, il Città di Falconara, che è stato sconfitto per 3-1 sul Real Grisignano, ha bisogno di compiere l'impresa con almeno due reti di scarto, deve vincere quest'oggi per raggiungere gli eventuali tempi supplementari, e qualora perdurasse il vantaggio il Città di Falconara confermerebbe la categoria. Andiamo subito alla lettura però delle formazioni, cominciando dalle ospiti del Real Grisignano, che schierano il numero 1 Miola, 3 Prosdocimi, 4 Iturriaga, 7 Prando, 8 Giacomazzi, 9 Turetta, 10 Nicola il capitano, poi 11 Vahente, 12 Penello, 13 Herrera, 14 Rovira, 21 Facino, in panchina Adriano Turcato. Sofia Luciani scuote le sue compagne che scendono in campo con Brugnoni numero 1, numero 3 Costantini, 5 Scaloni, 7 Pasquale, 8 Sciai, 10 Luciani, 12 Bernotti, 19 Marcella, 21 Ferrara, 28 Seviglia. L'inquadratura anche della fantastica tribuna che è pronta a sospingere le ragazze di Massimiliano Neri. Il primo possesso è proprio per il Città di Falconara con Pasquale che offre a Sofia Luciani. Sciai si fa vedere, porta avanti il pallone, l'imbucata sul corridoio per Marcella che prova a girarsi, spalla la porta, deve ricominciare da Sofia Luciani. Pasquale, il possesso delle Citizens quest'oggi in tenuta bianca, mentre il Grisignano è in completo giallo-nero. Ma attenzione al contropiede con il recupero da parte della numero 9, che si rende pericolosa, Turetta, Lorena Turetta, che è andata alla conclusione. Il pallone è terminato sul fondo, attenzione a non incassare un gol che potrebbe complicare davvero la strada per le Citizens, che come detto dopo la sconfitta per 3-1 vanno a caccia di un risultato veramente fondamentale per confermare la massima serie nazionale. Qui è andato ancora vicino il Grisignano alla rete del vantaggio. Marcella all'indietro su Corin Pasquale, il lancio in profondità e Luciani a girarsi a provare la sterzata, poi c'è spazio su Marcella sulla sinistra, la sterzata verso il centro, Marcella, l'intervento di Sofia Miola, il palo a negare il vantaggio delle Citizens, sale il volume dei decibel del pubblico del Palabadiali. Allora Luciani insiste, Luciani, la conclusione, palla alta, si salva ancora il Real Grisignano su questo duplice tentativo. Le indicazioni di Adriano Turcato dalla panchina, dicevamo appunto della gara di andata, Iturriaga aveva sbloccato in favore della formazione veneta, poi il pareggio di Marcella, quindi la doppietta di Prando a sancire il definitivo 3-1. Ultima gara stagionale nel vecchio Palabadiali, dopo 26 anni di attività verrà rinnovato nella prossima stagione, e dunque il pubblico falconarese, ma più in generale il popolo marchigiano, non si è voluto perdere questo grande appuntamento. Sciai riceve, poi ricomincia da Rossio che è appena entrata in campo. Pasquale suggerisce, poi scappa in profondità, Marcella prova a prendere il suo movimento, serve Sciai, ancora Pasquale, il possesso, il pallone è rimasto in campo ma deve retrocedere e di molto la sua azione. Rossio passa il pallone a Lara Brugnoni e attenzione perché viene fischiato il calcio di punizione in seconda per questa leggerezza difensiva del CDF, che allora deve difendersi dalla punizione pericolosissima al limite dell'area di rigore con il tocco per Iturriaga che gela il pubblico del Palabadiali. Rete dell'1-0 per il Real Grisignano, tocco corto e rete, dobbiamo dirlo, veramente bella di Sara Iturriaga che calcia alto sotto la traversa. Lara Brugnoni non può intervenire, dunque l'1-0 per la squadra di Turcato, ma non è ancora detta l'ultima parola con la Città di Falconara che insiste, recupera il pallone Pasquale, palla di Rossio su Sciai che da posizione favorevole va a mettere in mezzo per Marcella, non arriva la connazionale brasiliana che era rimasta fuori dal limite dell'area di rigore. Non si concretizza la possibilità per il pareggio della Città di Falconara, quindi il Grisignano che va in attacco con il movimento della numero 13, splendido, si trattava di Herrera che va a servire l'assist in mezzo per Nicoli, rete del 2-0 per il Grisignano. Adesso si complica sì la strada per le ragazze di Massineri, sotto nel punteggio dopo 7 minuti e 40 secondi per 2-0.
la rete del capitano Manuela Nicoli in contropiede, invoca la calma Pasquale, lo avete visto con il gesto delle mani, c'è ancora tanto tempo per recuperare, Luciani prova ad andare subito in verticale, non si concretizza questa situazione, allora il Grisignano che può risalire il campo con il movimento splendido e il pallone in mezzo ancora per Nicoli, un po' di sbandamento per le Citizens logicamente colpite da questa doccia gelata, due gol in appena 30 secondi per la squadra di Turcato che ha incanalato il match del Pala Badiali, 2-0 in favore del Real Grisignano. Calcio d'angolo, pronta la battuta numero 4 Iturriaga, arriva il pallone in mezzo e da corner Turetta punisce le Citizens, 3-0, adesso è davvero dura, vedete l'assist, si perdono la marcatura della numero 9 Lorena Turetta e il pallone si inzacca alle spalle dell'incolpevole Lara Brugnoni, 3-0, punteggio pesante in questa prima frazione di gioco, il lancio in profondità, colpo di testa di Pasquale, Ferrara prova a tener vivo il possesso, non ci riesce perché la palla è terminata in fallo laterale, anzi forse si tratta di calcio di punizione se non ho capito male, c'è stato un fischio del direttore di gara, no, l'ultimo tocco era di Turetta del Grisignano, quindi possesso per le Citizens, Luciani sterzata solita, poi sfera allargata su Corin Pasquale che calcia da posizione favorevole, l'intervento di Miola prova a scuotersi un po' la squadra di Massineri. In chiusura di primo tempo forse è meglio rientrare negli spogliatoi magari trovando un gol, ma per ovviamente riorganizzare le idee in attesa di un secondo tempo che logicamente dovrà essere all'assalto per tentare con le unghie e con i denti di restare in Serie A. Sciai prova la giocata, Luciani il rimpallo sul corpo del capitano delle Citizens. Allora un nuovo possesso con Marcella che ha preparato la pettorina di portiere di movimento, prova a giocarsela così in questi ultimi minuti della prima frazione mister Massimiliano Neri. Marcella va in attacco a ricevere dopo il touch con Lara Brugnoni, Sciai prende il centro del campo, anzi si tratta di Luciani, arriva fino in fondo Luciani, l'uscita di Miola e poi Rossio da posizione piuttosto agevole va con il piatto del piede sinistro a calciare alto sopra la traversa, ma non è finita ancora Rossio, il possesso Pasquale, Luciani, c'è Marcella lì vicino, ancora Pasquale, Rossio, il giro palla delle Citizens, lancio con Miola che prova a calciare direttamente verso la porta, il pallone termina fuori ma non c'è più tempo, si chiude la prima frazione di gioco sul punteggio di 3-0 per il Real Grisignano che è aggregato ovviamente al punteggio della gara di andata, si tratta di 6-1 in favore delle Venete, il Città di Falconara ha bisogno di diverse reti nella ripresa per provare a restare in Serie A. Gli ultimi 20 minuti della stagione che sanciscono chi tra Città di Falconara e Real Grisignano sarà salvo e chi invece sarà costretto alla retrocessione in Serie A2. 3-0 in favore della formazione veneta che, lo ricordo, grazie al punteggio aggregato di 3-1 della gara di andata è virtualmente in Serie A con il vantaggio di 5 reti che in un certo qual modo rasserena la formazione di Adriano Turcato che adesso subito va all'attacco con il tiro pericoloso di Rovira. Lara Brugnoni si distende molto bene, va a respingere per le Citizens, però c'è bisogno di una reazione di orgoglio e quantomeno le ragazze di Neri devono provarci sino alla fine per tenere in alto lo stendardo in primis del Città di Falconara e più in generale di tutto il movimento marchigiano. Vediamo cosa ci riserveranno questi ultimi minuti, questi ultimi 20 minuti della stagione regolare. Qui Luciani viene agganciato in maniera irregolare, cade anche in maniera scomposta sull'attacco di Turriaga che poi si va a scusare con il capitano. Primo fallo, qualche protesta dagli spalti per questo sgambetto di Sara Iturriaga. Luciani si è ristabilita e va allora a portare il pallone avanti con il movimento di Erika Ferrara. Luciani, Pasquale, ancora Rossio,
Pasquale, Luciani, Corin Pasquale, gira il pallone, attenzione però al recupero, il tiro dalla distanza preciso di Turetta sul passaggio corto di Corin Pasquale, si è inserita la numero 9 che realizza la sua doppietta personale e il gol del 4-0 era inevitabile con il Città di Falconara che attaccava con il portiere di movimento, lasciar scoperto qualche varco, ne ha beneficiato dopo 3 minuti e 30 Turetta che ha realizzato subito il gol, quindi il Città di Falconara che prova a replicare Rossio molto bene all'interno dell'area di rigore, Sciai da pochi passi il pallone si impenna, non ne vuole sapere la spera di entrare quest'oggi per le Citizens che sono sotto di 4 gol, devono vincere almeno 6-4 per andare ad eventuali tempi supplementari, è davvero dura con Pasquale che adesso perde un nuovo pallone, il possesso viene concesso al Real Grisignano con il pubblico che comunque va sottolineato, non sta smettendo di incitare le ragazze di Massineri. Devono difendersi da questo tentativo di Capitan Nicoli, resta in possesso il Grisignano, poi la sfera all'indietro Nicoli, Iturriaga, Nicoli di Ciurrimpallo, poi l'assistenza di una compagna e defilato il capitano del Real Grisignano, esce di nuovo Lara Brugnoni, dentro Marcella, Pasquale, Luciani, Sciai, il giropalla veloce, il pallone in mezzo, Miola copre il primo palo, spazza in fallo laterale, ma insistono adesso le falchette. Provano il momento di massima spinta, Rossio, Luciani, Sciai, movimento di Pasquale che scala sul secondo palo, ecco la servita, va a calciare in mezzo nell'area di rigore, Nicoli chiude anche questo varco, calcio d'angolo per Marcella, e va subito alla battuta, dentro da Rossio, una nuova opposizione della retroguardia della formazione veneta, allora Luciani, Pasquale, Sciai, il movimento di Sciai e il destro sotto la traversa, esultanza del pubblico di Fede Azzurra che prova a crederci quantomeno, bel tiro di Sciai e il gol del 4-1, Ucata Miola e gol di Sciai, allora insiste Città di Falconara con Luciani, dentro da Marcella, ancora Luciani, fuori di nuovo il pallone, provano la circolazione veloce con Luciani che prende il fondo, calcia, Miola riesce a respingere allora alla distanza, va a depositare in rete il gol del 5-1, l'immediato nuovo allungo di Sara Iturriaga, vedete sul tentativo della giocatrice di Turcato, la numero 4 recupera il pallone dopo i due gol dell'andata, va a realizzare anche due reti per quanto riguarda la gara di ritorno, Citizens che tornano all'attacco, oramai non c'è più nulla da perdere, hanno bisogno di gol per provare quantomeno a riaprire questa partita che sembra davvero stregata quest'oggi, ci prova Marcella, passa il pallone subito Città di Falconara 2, Grisignano 5, la rete di Marcella con questo tiro in diagonale che passa sotto le gambe proprio di Sara Iturriaga e gol della Città di Falconara, Sciai, Rossio porta avanti il pallone, prova ancora il pubblico a crederci, davvero numeroso e encomiabile quest'oggi per lo spirito con cui ha seguito la squadra di Neri, il gol del 3-5, ancora Marcella sull'assist splendido davvero di Rossio, ben appostata sul secondo palo la giocatrice brasiliana, trafigge Miola, gol del 3-5 e adesso ci si può davvero credere, torna a cantare il pubblico della Palavadiali. Attacco del Città di Falconara con questo corner, Sciai pronta alla battuta, Luciani lì vicino, fa il movimento Sofia Luciani, esce dai blocchi, quindi calcia dalla distanza e questa è una costante, ha capitalizzato ogni situazione con il portiere di movimento, il Real Grisignano stavolta è Prando dalla distanza siderale, davvero a calciare in porta e a portare sul 6-3 la partita, davvero capitalizzazione massima quasi al 100% per quanto riguarda il Real Grisignano, che ogni qualvolta le Citizens hanno attaccato con il portiere di movimento hanno sempre trovato dalla distanza il gol del nuovo allungo
come in questo caso Prando. Qui Turriaga va sino alla conclusione, Brugnoni blocca il pallone, va a dare il cambio nuovamente a Marcella, che ha trovato due reti dopo gli attacchi con il portiere di movimento Luciani. Di nuovo Marcella dalla posizione un po' defilata, calcia il pallone, termina però sul fondo. 3-6, ne servono dunque, facendo dei rapidi conti alle Citizens, di nuovo 5 gol per tornare con i due di vantaggio e quindi eventuali tempi supplementari, visto che non si contano le reti realizzate in casa e in trasferta, ma il miglior piazzamento durante la stagione regolamentare. Così anche per darvi un po' il polso della situazione, il pallone arriva in mezzo su Sofia Luciani, non riesce a controllare verso la porta, Shai insiste, Marcella, anzi Erika Ferrara all'indietro per Shai, il giro palla delle Citizens, il pallone in mezzo di Marcella, la deviazione di Miola, poi Erika Ferrara che finisce a terra, attenzione, è calcio di rigore per la squadra di Massineri, se l'è conquistato Erika Ferrara lo calcerà come in occasione della gara di andata Marcella Martin Blanco, di nuovo contro Miola. Si aspetta il fischio del direttore di gara che mette a distanza le ragazze del Grisignano. Pronta Marcella alla battuta, occasione per il numero 19 che parte, Miola riesce a deviare, l'esultanza della panchina della Real Grisignano, davvero incredibile questa giornata per le Citizens che falliscono anche il calcio di rigore con Marcella, ma insiste Rossio che va a mettere il pallone in mezzo, quindi calcia dalla distanza, di nuovo Marcella, Miola in due tempi salva e poi si chiude la retroguardia del Real Grisignano. Stregata come partita, ma va anche detto che il Real Grisignano nel duplice confronto sta indubbiamente meritando la permanenza in Serie A femminile, nonostante una prova positiva e generosa delle Citizens che continuano a non mollare. Qui l'arbitro davvero troppo fiscale sull'intervento di Rossio, che già di per sé sembrava regolare, addirittura arriva un cartellino giallo, si complica ulteriormente questo finale di stagione del Città di Falconara. Luciani, che è l'ultima a mollare, osannata in tutta la giornata dal pubblico. Qui il tiro che batte sul palo, poi Rossio, Marcella di testa, 4-6, ancora Marcella, tripletta per lei. Forse è un po' troppo tardi, visto che mancano 2 minuti e 10 secondi alla fine della stagione. Il Città di Falconara deve recuperare 4 reti senza ovviamente incassarne, altrimenti il vantaggio tornerebbe a più 5, come è stato per lunghi tratti del match. Luciani prova a controllare con il petto, non ci riesce, il pallone è schizzato in fallo laterale. Con calma ovviamente il Real Grisignano, con Turcato che osserva le operazioni, guarda e si muove freneticamente in attesa della sirena. Il lancio con il palleggio, una bella giocata della numero 21 Sonia Facino, il recupero immediato di Lara Brugnoni che prova a spingere Rossio, Luciani sulla destra, c'è il movimento di Marcella, eccola servita Marcella, dietro ancora da Sofia Luciani, sfera allargata, Shai, Ferrara pensa al sinistro, Miola non la blocca, quindi Facino che va a spazzare, Erika Ferrara che mette giù, Sofia Luciani che insiste, trova nuovamente Marcella, poi Luciani prende il centro del campo, serve Marcella, si fa vedere all'interno dell'area di rigore, Luciani e non entra, questo pallone termina purtroppo sul fondo. Mancano davvero pochi istanti e per il Città di Falconara sarà Serie A2. Ferrara, Marcella, risale il campo, Shai, Luciani, eccolo il movimento di Ferrara, servita, Shai, Ferrara, Luciani, provano a costruirsi un ultimo tiro in porta alle Citizens con il capitano che finisce a terra, stremato davvero, rimasto a terra, qualche problema per lei, quindi Shai dalla distanza, pallone sul fondo, si attende soltanto la sirena che sancirà la fine delle ostilità, sirena che arriva in questo
preciso istante per tutta l'esultanza e la gioia del Real Grisignano, che mantiene la categoria. Il Città di Falconara saluta e viene applaudito, e questo è un grande gesto da parte del pubblico falconarese, accorso numeroso quest'oggi ad incitare questa rimonta che, va detto, di per sé già nelle premesse era difficile per il Città di Falconara. Ci hanno provato con tutto il cuore e le gambe possibili, ma non è arrivata la salvezza. Il Città di Falconara, dopo tanti anni di militanza, deve retrocedere in Serie A2. Non è il momento delle analisi, ma chissà se si aprirà la possibilità di ripescaggio. Intanto vediamo le immagini delle citizens disperate, quelle di festa del Real Grisignano. Il Città di Falconara purtroppo retrocede in Serie A2, ma di sicuro le citizens torneranno a calcare palcoscenici importanti come quello della Serie A. Dunque un augurio e un pronto ritorno al Città di Falconara e alla società del patron Marco Bramucci. Innanzitutto bisogna fare complimenti a loro, perché secondo me hanno anche meritato il passaggio del turno, hanno fatto due partite gagliarde, hanno giocato bene. Poi spesso gli episodi decidono, se all'andata che al ritorno allora è andato tutto dritto, questo c'è da dirlo. Noi avevamo bisogno di andare in vantaggio oggi, perché lo svantaggio iniziale della partita d'andata era pesante, soprattutto psicologicamente, perché poi abbiamo visto alla fine che i gol si fanno. Prendiamo un palo clamoroso, abbiamo avuto due o tre palle che hanno attraversato tutta la porta, loro fanno un gol su una punizione, su un passaggio sbagliato all'indietro al portiere, e glielo regali così. Quindi dopo mentalmente c'hai quel minuto di sbandamento che ha costato un altro gol, e da lì è diventata veramente impossibile, anche se devo dire io le ragazze hanno dato tutto. No, purtroppo abbiamo affrontato un avversario che aveva tanta birra in corpo e ha giocato benissimo, questo bisogna darne atto. È il grande dispiacere che davanti a un pubblico così non abbiamo regalato la gioia ai nostri tifosi. Spero che questa sconfitta non segni una cosa troppo negativa per la società, nel senso che secondo me bisogna far tesoro e andare avanti, la società prenderà le sue decisioni. Però secondo me questi qui sono episodi che devono rafforzare, non indebolire. Bisogna reagire, c'è solo questo da dire, bisogna reagire. È stato difficile, non sto a analizzare tutte le cose del campionato anomalo, numero di processi, tutto quanto. C'era tutto per affrontare una cosa difficile, lo sapevamo, siamo partiti malissimo, senza neanche una rosa adeguata. Ci siamo sistemati, abbiamo dato tutto, per me abbiamo dimostrato anche di saper giocare a calcio 5, abbiamo fatto anche svariate partite molto bene, abbiamo giocato alla pari con squadre che ci sono arrivate sopra in classifica, e dopo alla fine a giugno vai a giocare contro una squadra che ha tanta birra in corpo, non è semplice per niente. L'andata doveva finire 3 pari, è finito 3-1 per loro, vieni qua con un'enorme difficoltà in testa, siamo partiti anche molto bene per me. Poi prendi la doccia fredda di quel gol così e diventa tutto più difficile. Poi ripeto, tante volte giochi il portiere in movimento, tirano 10 volte e non ci prendono mai. Oggi hanno fatto 3 su 4, pure questo è bestiale. È una stagione eterna, una stagione iniziata il 20 agosto, una stagione che abbiamo concluso all'undicesimo posto, però le regole prevedevano questo doppio play-out. Ed eccoci qua, onestamente Grisignano nel doppio confronto ha meritato ampiamente la salvezza. Complimenti già fatti sul campo, applaudito dal pubblico di Palabadiali e a Grisignano. Pubblico incredibile, città che ha risposto completamente, un ringraziamento uno per uno a tutti i tifosi falconaresi, a tifosi marchegiani. La nostra mission era quella, Marco, di riempire le scale del Palace, un pubblico che anche a meno 3 incitava più non posso, poi arrivava il quarto gol, poi riprendeva, è stato uno spettacolo incredibile. A un certo punto cantavano Falconara siamo noi, probabilmente è vero, Falconara era il pubblico. Qual è il futuro del Città di Falconara, di questa squadra? Non lo so, adesso è freschissima, un percorso fatto da agosto. Ripeto, ci sono squadre che avanti a noi che non meritavano di starci semplicemente perché non hanno onorato nessun impegno. Falconara esiste da 23 anni, fa tutto secondo le proprie regole, le regole del rispetto, e vediamo adesso
Adesso pensiamo un attimino a riposarci, che forse è il momento giusto.